Al 26 novembre a Roma, nella galleria dell'American Academy in via Angelo Masina 5, la mostra Matera Immaginata, Photography in Southern Italy Town, curata da Lindsay Harris e realizzata grazie al supporto della Fondazione Matera Basilicata 2019. Con oltre 40 fotografie realizzate da alcuni dei più grandi fotografi nel corso degli ultimi 70 anni, la mostra presenta con un percorso unico e inedito l'evoluzione dell'immagine della città. Dalla sua identità del passato, quella apparentemente immobile, dalla tragica bellezza narrata da Carlo Levi, fino al suo nuovo ruolo di riferimento culturale e di modello dell'eredità mediterranea, Matera ha sempre avuto uno stretto legame con la fotografia. L'esposizione parte del tema New York in the Arts and Humanities East and West, promosso dall'American Academy per la stagione 2017-2018, attraverso un ciclo di appuntamenti per individuare nuove modalità per inquadrare il complesso rapporto tra Oriente e Occidente attraverso il punto di vista di diverse discipline. La mostra vedrà una seconda tappa a Matera, al Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna a Palazzo Lanfranchi, dal 7 dicembre 2017 al 4 febbraio 2018. Questa è una mostra che traccia lo sviluppo di Matera dagli anni 40, quando il libro così famoso di Carlo Levi, Cristo si è fermato ad Eboli, ha descritto Matera in poche pagine, però comunque poche pagine molto forti, come una sorta di vergogna nazionale d'Italia. Però 70 anni dopo circa, fra 2019, sarà il capitale europeo della cultura. E questo sviluppo in queste generazioni si vede attraverso la fotografia in questa mostra, ma si vede la fotografia non solo come mezzo che documenta questa storia, ma qui ha un ruolo attivo. In questa prima sala della mostra ci sono dei fotografi storici che soprattutto hanno pubblicato le immagini nelle riviste negli anni 50, e si tratta di Henri Cartier-Bresson e lo stesso David Seymour, che sono i due grandi fotografi e anche che hanno stabilito il Magnum Photos nel 47. Insieme a due altre donne, Marjorie Collins, che ho nominato prima, e Esther Bubbly, che ha fatto le foto dietro le mie spalle, e un altro americano, Dan Weiner, sempre uno dei fotogiornalisti più importanti degli anni 50, però magari meno conosciuto. Nell'altra sala invece ci sono dei grandi fotografi italiani, Fosco Maraini, Pier Giorgio Branzi, Mario Cresci e Luigi Ghirri, che sono due fotografie a colori, ma un colore così sottile, così raffinato. E poi c'è una foto molto importante di Carrie Mae Weems, la fotografa americana che era borsista nell'Accademia Americana di Roma in quell'anno in cui è scesa a Matera anche lei, e ha fatto una fotografia che, diciamo, è la conclusione della mostra in un modo un po' più inaspettata.